aspetto che mi soffermerò un attimo sulla relazione del professor Francioni per dire che mi ha fatto tenerezza. Veramente tenerezza. Stavo applicando sugli specchi per dimostrare, dato lui, che il 28 aprile a Cagliari non ci sarebbe stato se non ci fossero stati i morti dell'80 a Sassari e della, non lo so, forse qualcosa ma questa è la tenerezza, però, e i morti dell'80 a Sassari e del 39 credo a Sassari. E mi sono tornate in mente tutte le polemiche contro la centralità cagliaritana, ha parlato di cagliaritano centrico, bel termine. La realtà è che per tutto il 700 e l'800 e forse anche in questi giorni Sassari ha avuto un solo problema: staccarsi da Cagliari, fare il governatorato del capo di sopra, e adesso ci si è messo anche il presidente della provincia di Sassari, che è stato ripescato di primo sotto per anni, consigliere regionale, deputato e poi anche presidente della regione, che vuol fare anche lui la secessione. Detto questo, aggiungo che io sono un cagliaritano nato a Macomer, da padre e madre sorpresi, quindi non ho nulla da politizzare, ma questo municipalismo veramente rozzo, come l'ha chiamato il professor Sancioni, e comincia a darci veramente tanto fastidio. Bisogna che la smetta. Il 28 aprile l'hanno fatto in Cagliarità, ci vogliono togliere anche questo. Se poi vogliono portarsi la regione a Sassari, facciano pure, ma veramente facciano pure, non possono che farci un favore. Come ha scritto Antonangelo Violi ieri, raccontando la storia della paese che doveva comprare su un asino per diventare boscaiolo nel ricostruimento. Grazie. Ma sul problema appena posto, poi parlerò anche nella... io sono stato un professor di Rio e di Nervatelli per quanto del comitato a Sassari. L'iniziativa di Sassari ha posto limiti, quelli che hanno proposto che Sassari si viene sessantina, cioè Federico Francioni e altri, e hanno avuto il merito di porre il problema sul tavolo, e sono stati brutali in accordo, permettendo a una giornata di dibattito in cui c'era a favore e contro, un dibattito di una serenità, di una fraternità, come si conviene allo spirito di Federico Sessantini. Credo che l'ultima cosa che possiamo fare è esasperare toni di dibattito che non servono a niente. Da questo punto di vista, la relazione di Francioni, che era, poi sono stati molto simpatici, perché due amici, lui e Torino, che sono carissimi amici, hanno affrontato il problema da visioni opposte, perché ce l'hanno opposta. E Torino aveva una visione di classe, sottolineava l'entrata, l'importanza dell'entrata di Angioli, e Francioni sottolineava la continuità di un atteggiamento antipiemontese che era presente anche a Sassari, e quindi dicendo: guardate, il clima era generale, per cui quello che è successo a Cagliari è dovrebbe meglio spiegare, meno male che è successo a Cagliari, è la prima volta che Cagliari è stata espugnata, nella storia di Cagliari non c'è stata un'altra occasione in cui si è stata espugnata.
delle spese del moto antifrancese, cioè gradualmente sta venendo fuori tutto di questo periodo. Quindi evidentemente la cosa stava sbocciando. Se in 2 anni escono tanti libri, vuol dire che la cosa era matura, cioè era. Vorrei dire una serie di altre cose. In realtà, quando noi oggi ricordiamo una festa nazionale per un popolo, e un popolo nella nostra situazione, non stiamo facendo un'opera del passato. Salire di Sardegna non ci sta dietro, ci sta davanti. E Salire di Sardegna, se può servire a unificare i sardi, è questo l'elemento su cui bisogna lavorare. Ma non per cacciare via nessuno oggi, non credo che nessuno voglia cacciare via. Né vuole sopravvalutare niente della storia, anzi la nostra tendenza è a sottovalutarci, a dare poca importanza alle cose che facciamo. Serve a affrontare alcuni nodi con protagonismo, ricordando un momento in cui questo protagonismo c'è stato, ma i catalani ricordano una sconfitta che hanno avuto dai castigliani nel 1714, addirittura i baschi ricordano una batosta, forse l'unica, che hanno dato a Carlo Magno prima dell'800 d.C. Quindi i referenti storici non sono il cuore del problema. Il cuore del problema è se alcuni nodi storici che abbiamo oggi riusciamo ad affrontare. Da questo punto di vista è vero che ci sono dei limiti oggettivi. Primo, nonostante gli sforzi del comitato, c'è un sacco di scuole che non siamo riusciti a raggiungerli, anche se da 2 anni che andiamo predicando in giro e raccontando il senso di Salire di Sardegna, che è Sassari lo dimostra, e lo dimostra l'altro giorno che eravamo a Tonara. Questo tema ha una capacità così coinvolgente del presente della Sardegna, ma non del presente storico solo, ma del presente economico, del presente culturale, e si va a parlare della lingua, dell'economia, e perché siamo sconfitti, e di tutta la storia della Sardegna, che è davvero straordinaria. Ecco, la mobilitazione intellettuale di cui è capace questa festa domanda una cosa, moltissima capacità di rispetto reciproco, perché molta gente non conosce la storia della Sardegna, ci sono molte scuole di storici, c'è un'abitudine a sottolineare le cose che ci dividono piuttosto che le cose che ci uniscono, che solo con una grossa serenità, sapendo che nessuno ci guadagna niente, e tirando fuori il meglio che noi abbiamo, come è stata una cosa straordinaria da questo punto di vista. Una giornata in cui si è stati bene, in cui uno che è entrato in sala non se n'è andato perché finché non è finito. Occasioni rare, e che io nel dibattito su Sardegna e su Sardegna vedo sempre più frequente. C'è un dato di Sardegna e su Sardegna che era iniziato con la riunione del Consiglio regionale, e il Consiglio regionale, che io sappia, non si riunisce neanche quest'anno come non si riunisce l'anno scorso. Nelle proposte del comitato c'era quello che in occasione di Sardegna di ogni anno la classe dirigente sarda tutta, e io ho visto con enorme piacere il fatto che in televisione la presentazione di Sardegna ci fosse il sindaco di Cagliari e il presidente della regione, che come sappiamo non sono della stessa parte politica, per una volta insieme, se riuscissimo ogni anno a far incontrare il ceto politico nostro a discutere oggettivamente dei problemi della Sardegna, poi si spacchino quanto vogliono, perché è giusto che hanno interessi diversi, culture diverse, sensibilità diverse, ma che almeno una volta questo fosse possibile, allora la Sardegna sarebbe un po' più avanti. Primo, sono uno di quelli che attendeva quest'opera, perché come si è cercato di dimostrare in questi anni attraverso le ricerche storiche, il triennio rivoluzionario non è stato il triennio di Angioni, è stato un moto di popolo, come vuole essere anche la celebrazione del 8 aprile Salire di Sardegna. Questo libro ha il grande merito di ricordare, attraverso le mille biografie, questo popolo che non è fatto solo di notari, è fatto di artigiani, è fatto di tutte le persone, è fatto di uomini vivi. Quindi questo è il primo grande merito di questo libro. Detto questo, però, vorrei mettere in guardia l'autrice su qualche cosa. Linguaggio, per esempio. Trovo che spessissimo si dice, prendiamo Francesco Ignazio Magno, un nome notissimo, o Ignazio Musso, o Sisternes.
Ma è legittimo chiamare questi personaggi giacobini o democratici? Occorre che la terminologia relativa al periodo o al triennio rivoluzionario sardo venga affinata, perché a mio parere stiamo peccando eccessivamente nell'uso di terminologie che non appartengono alla nostra rivoluzione sarda, e questo tipo di terminologia, scignottare per intenderci in modo eccessivo la rivoluzione francese, non giova a definire la specificità della rivoluzione sarda. Per quanto riguarda le voci, una sola osservazione. Ancora nell'ultimo lavoro di Ausonio Bianco e di Cheraffi si diceva di Francesco Ignazio Mano: della biografia di questo personaggio sappiamo pochissimo. Abbiamo adesso una accurata voce di questo personaggio, di cui si diceva solamente che nasce a Lusiere nel 1758. Qualcuno ricordava che era nominato come giudice interinale nel 95, poi si dice fa una lunga carriera burocratica e muore nel 39. Dalla biografia, dalla voce biografica, emerge il ruolo che ha avuto questo personaggio negli stamenti nel 1793-94, grazie anche all'utilizzazione che sta a fare in recenti pubblicazioni come La storia dei Torri. Un suggerimento, visto che ovviamente lei ha avuto fretta di pubblicare, ma gli stati ci sono tanti altri nomi, diciamo, da comprendere nel suo dizionario biografico di questo periodo. Ha mai pensato che Margherita Roy, che potrebbe essere madre di Francesco Ignazio Mando, parente di quel decano che non so perché mi chiama Roic, anche se negli atti si firma lo stesso Roic, è un problema così forse un po' specifico, ma che se riuscissimo, per così dire, dal punto di vista della fisica genealogica, a capire se c'è un nesso, forse ci dà qualche lume in più. Altra piccola osservazione. Mi parrebbe, come capita agli Omero, che qualche errore risolga. Ho trovato da qualche parte che Ignazio Musso, uno dei personaggi, diciamo, spaventali, diciamo così, particolarmente attivi in questi tre anni, l'ho visto risorgere nel 1799 da qualche parte, leggerò un'indicazione precisa. Va bene, anche queste sono osservazioni da fare per migliorare evidentemente l'opera. Ultima osservazione, concludo. Mi parrebbe che questo tipo di lavoro, il titolo che porta, che è accattivante, possa in futuro essere modificato per il motivo che dico io, cioè dire parlare di giacobini, insomma, io non sono, sarei tanto d'accordo, continueremo a distanza con la mia comprensione, questo dibattito sui giacobini mi sta bene, lo chiamerei semplicemente saggio di un dizionario della rivoluzione sarda. Ecco, non avrei altro da aggiungere. Grazie. Nessuna domanda di carattere storico, perché non sono uno storico, però ringrazio i relatori e il modo che hanno scritto il libro, che ha fatto accrescere i meriti, dire che è subito, ed un'osservazione che potrebbe essere più che altro di carattere letterario, che mi nasce dalla vera di professor Francione ricordata da British Library, di cui anch'io sono un modesto frequentatore. Allora, proprio dalla British Library, io ho letto un libro, uno dei tanti libri che gli inglesi hanno scritto sulla Sardegna. Questo in particolare forse è il più importante, questo è il libro sulla Sardegna, scritto da un tale Charles Edwards, intitolato La Sardegna e i Sardi. In questo libro c'è una vasta parte dedicata alla storia della Sardegna. Ma in particolare l'autore è stato colpito, che ha dato molto spazio proprio ai fatti di cui oggi noi parliamo, cioè ai fatti come della cacciata dei piemontesi. E la cosa che più mi ha stupito è stata questa, che riproduce in inglese la bellissima poesia, che in inglese suona così: strive bellus to moderate your tyranny, eccetera, eccetera, che non è altro che procurare la rotta e smoderare Sardegna. E mi chiedo, questo bellissimo inno patriottico di Francesco Ignazio Mando, questa è pagina.
pagine di storia sarda così molto importanti sono uscite dalla Strategia, sono state pubblicate in inglese per gli inglesi e chiedono solo Francione, ma nella storia italiana, nella storia della letteratura italiana, la storia italiana, questi fatti, questa poesia, questo poeta vengono ricordati. Grazie. Due cose solo. Nel 1985, per rispondere, e lo ringrazio dell'intervento, ringrazio Gian Giacomo Nidu e dico solo due cose. Nel 1985 sono stato invitato da Salvatore Cubeto a partecipare a delle riunioni, qui parteciparono anche fra gli altri Umberto Cardia, Sebastiano Tessanai, Giuseppe Usai e altre personalità, e lì in quell'occasione si parlava di il professor Giovanni Liriu e lì si parlava di lanciare una Die Pesa Saldini oppure una Ida Salta, una settimana salta. E quindi sono stato tra per un merito su un pressante invito di Salvatore Cubelli, ho partecipato già dal 85 a queste iniziative che hanno portato a salire Pesa Saldini, ma non per vantaggi, ripeto il merito, qui è stato il Salvatore che mi ha invitato a quella riunione. Poi farò omaggio a molto volentieri, non lo dico per fanagloria, a Gian Giacomo Nieddu di alcuni miei lavori da cui emerge la meta convenzione che Cagliari è stata effettivamente, l'ho scritto da 10 anni, che Cagliari è stata effettivamente l'epicentro della rivoluzione sarda, su questo non c'è dubbio, anche nel volume curato da Luciano Carta su Francia e Italia negli anni della rivoluzione, gli atti del convegno di Quarto, ho parlato dei sanculotti sardi, i sanculotti cagliaritani, cioè gli artigiani di Cagliari, che avanzavano proposte radicali, beccandomi insulti e contumeli, e non dall'amico Luciano Carta, per carità, ma da altri studiosi che dicevano, io ho detto che il termine era usato in termine senso provocatorio. Poi mi sono sentito dire che da amici sassaresi che io mi occupo solo di Cagliari, ora mi sento dire che sono municipalista, comunque allora Giacomo Nieddu, per favore, se ha tempo, così un po' di tempo leggerà questi miei modesti lavori, poi mi giudicherà.